Come posso definire questo viaggio a Tulum? Ho dormito 2 ore, ho mandato dei file fino alle 3 di notte e prima ho fatto un po' di festa. Andiamo a Linate. Raga, torno spirituale. Ciao ragazzi, buona giornata, Grazie. Aeroporto di Parigi senza intoppi. Fino adesso mi sembra che la vita in aeroporto procede regolarmente. Sto organizzando tutto il viaggio praticamente in queste 5 ore che ho di layover a Parigi. Posto l'ho prenotato adesso. Mi sono basato su una location con una buona connessione internet, perché in questi giorni voglio fare 0 post produzione e invierò tutti i ragazzi in Italia che editeranno sia il vlog che altri progetti che stanno seguendo in Italia, che le foto. Non voglio assolutamente stare attaccato al computer. Poi vabbè, la mia amica Giada Campanella è appena stata lì a Tulum, quindi mi ha dato tutte le informazioni. Non voglio avere un piano preciso comunque, quindi improvviseremo al massimo. 9 ore e arrivo a Cancun. Sono l'unico di tutto l'aereo e alla fila di posti liberi. Siamo arrivati. Tutto bene? Come stai? Ce l'ho fatta. Sono morto. E vediamo un po' come funziona il mod GoPro con il microfono. In teoria per vloggare dovrebbe migliorare molto l'audio. Prima vista su Tulum. Va bene. Tutto da esplorare, eh? La routine mattutina di allenamento, però non posso mollarla. Allora, come posso definire questo viaggio a Tulum? È un viaggio che vorrei dedicare soprattutto a me stesso, no? A prendermi cura di me. Un po' perché ne sento il bisogno, ma più che altro perché ne ho sentito già il beneficio in questi mesi. Perché diciamo che prendermi cura del mio corpo, della mia mente, riuscire a controllare i miei pensieri, non solo quando sto bene e quando sono felice, ma soprattutto quando sono stressato e nervoso, per me è molto importante e ci sto riuscendo ultimamente. Quindi voglio approfondire sempre di più questo mondo. Ed eccomi qua, infatti, no? In una delle patrie di questo mondo spirituale, si potrebbe dire, no? Amica Abby, un'insegnante di yoga che ho conosciuto a Bali qualche anno fa, mi sta portando in giro, mi sta spiegando un po' tutto quanto. Qua siamo nella zona hotelera di Tulum, che è quella un po' più fancy, con gli hotel più fighi, dove ci sono tutte le feste. Andiamo un po' più in là per colazione. Ok, questa è una cosa assurda. Tutta questa gente è qua in fila per farsi la foto davanti a una porta di legno. Ok, c'è una porta di legno, questa è la fila. What's up, dude? Comunque qua è un casino pazzesco, guardate che traffico. No way. Ecco, qua è già un po' più Messico. I like this, traditional. Guarda che bello qua. Taqueria Speedy Gonzales. Bello. Mamma mia, sono le 11, si muore di caldo già. Sono già fatto quasi un'oretta in bici in totale. Adesso vado a fare una session di yoga da Home Collective. Dovrebbe essere da queste parti qua. Quanto pare uno dei posti più local per fare pratiche. Yeah, dude! All is rushing! Ci siamo. Felipe è arrivato. What's up, dude? What up? Let's go! Altra serata, dopo il terzo mezcal, arriva Felipe e mi fa: ehi, io ti seguo su Instagram, uomo! Facciamo qualcosa insieme. Anche lui fa contenuti, video, super local della zona. Quindi eccoci qua, in cerca di cenote. Con i sus amigos. Yeah. Bam, this is crew. Crew. Ok, siamo in un cenote. E i cenote sono delle pozze d'acqua che sono collegate tra loro con delle grotte. So what's actually a cenote? Cenote is like an opening of water, like fresh water. Sacred water. Yeah. Sacred water. Like the holy water. The gateway for the underworld. Dicono che i cenote siano la connessione per il underworld, che sarebbe, non so, il mondo inferiore. Niente, tutta questa pazzia senotiana. Non capisco se è grosso o piccolo. Vedi. Bella fresca, eh? All'inizio sembrava un po' turistico, ma adesso inizia tutta l'esplorazione. Voglio vedere se c'è qua sotto una grossa.
Prima di bocca. Dall'altra parte. Ok, vieni giù con me di nuovo. Sì. Figata assurda. Figata assurda, ragazzi. Ci sto credendo. Cuidado. Area del coccodrillo. Porca miseria. Sto perdendo la testa. Non sto scherzando. Hola. Miglior tato del mondo, man. Bomba qua. Uno del milanese, per favor. Pastor, chorizo verde e chicarrone. Qua fanno dei taco vegani da paura. El bajón vegano. Bomba. Ieri ho fatto una classe di acro yoga con Ale e Sam. Fanno delle cose pazzesche. Mi hanno detto dai, becchiamoci domani mattina che andiamo alla laguna e facciamo un po' di content. Hola. Guardate le robe che fanno. Facciamo un po' di shot. I'm gonna transition my hand down. Down and. And then jump. Yep. Find my butt. Beautiful. Grab. Whoop. Okay. Yeah, you almost, almost got it. Almost. Yeah. Oh my god. Oi! Allora, yin yoga consiste nel hold, mantenere. Consiste nel mantenere delle pose di flessibilità per almeno 10 respiri. Quindi aiuta la flessibilità. Per me, nel mio caso, mi aiuta tanto a prevenire infortuni. È un po' che faccio yoga, cioè nell'ultimo anno l'ho fatto tanto, quasi giornalmente. Vi racconto una cosa, un mese e mezzo fa ero a Livigno, ho fatto un mega crash, cioè talmente tanto grosso che non l'ho neanche postato online. Sono andato 30 metri lungo sull'ultimo salto grosso della linea XL a Livigno, sono atterrato totalmente di schiena perché sono andato sia over rotation di un flip, sia overshoot di un salto, sono atterrato di schiena secco, ho preso un po' di trauma cranico, però mi ricordo tutto e più che altro non mi sono fatto niente. Adesso una stack. Fiato? No, a posto. Avevo un po' male alla schiena per 4-5 giorni, non ho preso nessun antidolorifico e niente, mi è passato tutto. Mi ricordo che nel momento dell'impatto mi sono proprio ammorbidito e lasciato andare totalmente, quasi fidandomi che il mio corpo sarebbe stato capace di subire questo impatto. Quindi io il beneficio di yoga lo sento tanto. Ora ho 30 anni e vi assicuro che non mi sono mai sentito meglio fisicamente. Sono stracurioso della session che sto per fare con Abi. Lei è tanti anni che segue i suoi workout di yoga, perché lei fa yoga specifico per mountain bikers e per sportivi in generale. Questa posa qui è per la parte dei piedi, dalle dita fino ai talloni. La sento di brutto. Sto aspettando Jess e Oscar di Serenity Freediving, che organizzano dei tour e anche dei corsi di freediving sia nei cenote che in mare. Freediving day! Madonna, che bello! Porca miseria. You wanna jump right now? Yeah. Solo una vez. Per favore, una vez me voy. Super lista. Ready? Lo siento, però... Bueno, valió la pena porque dio la vuelta. La vuelta. Lui è il bagnino che ci ha appena detto non tuffatevi. Dopo che ha visto il backflip,
fa. Buena man. Ora ti faccio vedere io. Sì. Eccola lì. Stiamo perdendo la testa. Mai visto una cosa così? Ci sono i raggi che arrivano da lì sopra, filtrano da quel buco e creano un'altra dimensione. Voglio fare delle foto con l'R5 nel housing. Potrebbe venire una cosa senza senso. Sì, proprio in mezzo alla luce. Hola! Vigna, platano. Vidaya. Oh my god, gigante. Zucca. Falta un pochito. Increíble. Perfecto. Esta miel es pura. Mamma mia, sì, ragazzi, sono buonissimo. Siamo arrivati in un cenote dove forse possiamo tuffarci. Dobbiamo chiedere il permesso al proprietario. E in teoria questa è la piattaforma. C'è ancora un botto di gente perché è super turistico. Infatti dobbiamo aspettare che se ne vadano via tutti. Sarà alto 15-16 metri. Là è la piattaforma. Figata. Boh, a me viene da dire che comunque il bello dei laghetti in Liguria, dove andiamo molto spesso, è che proprio è molto più natural, no? Grazie, comunque questi posti qua sono magici. Full nature and like pure madness. Il salto è laggiù, ora facciamo un po' di freediving, mettono la linea, perché comunque è profondo tipo 40 metri. Quindi facciamo un po' di freediving, poi il cenote chiude, la gente va via. Noi possiamo rimanere qua e vediamo se riusciamo a fare questo salto. Ah, tra l'altro c'è la croce rossa dietro. Non so se è un buon segno, ma dai, andrà tutto bene. In teoria da lassù. Vieni in fondo. Ciao. Sì. Thanks man. Thanks for taking me here. 26. Woo! 35.2. No way. 9.2. Ok, ufficiale, abbiamo il permesso del jefe. Possiamo saltare. Fácil, excelente. ¿Cuántos? Yo digo que 37, ellos dicen que, no, que es mucho. No, es mucho, no es mucho. Yo creo que son como 15. Questo salto qua non si può fare. Infatti abbiamo dovuto chiedere il permesso al proprietario, che è più che stato di noi. Ho già fatto dei cliff jump così, però ogni volta devo concentrarmi. Quindi respirazione. Il riscaldamento delle gambe, anche se il movimento sarà super lento, e più che altro rilassarsi. Ma che figo che è. 3 2 1 drop. La magia dei cenotes, eh? Il dive più profondo che abbiamo mai fatto, 26 metri, è uno dei cliff jumps più alti che abbiamo mai fatto. Credo che sia tipo 18, 19, forse 20. Figata. Ho molto più controllo. Ed è lì che faccia la differenza.